Si è chiuso questa mattina il 7° Forum Internazionale del Gran Sasso, organizzato dalla Diocesi di Teramo Atri, in collaborazione con l'Università degli Studi di Teramo e i Centri di Ricerca Abruzzesi e Italiani. Presso l'Aula Magna Benedetto Croce dell'Ateneo Teramano si è tenuta la cerimonia di conclusione alla presenza del Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Presidente del Comitato Scientifico del Forum Cesare Mirabelli, che ha tracciato il bilancio e commentato i numeri impressionanti di questa edizione. Anzitutto una linea di continuità rispetto alle esperienze precedenti e di proiezione verso il futuro, una collaborazione tra università internazionale con l'approfondimento del ruolo che l'università ha, carità intellettuale e sviluppo dei popoli, come l'università si può far carico dei problemi dell'oggi e come può collaborare perché non solamente si chiuda nel suo ambito di ricerca, ma metta a frutto, stimoli gli effetti della ricerca nel contesto di tutti i popoli. Oggi tra l'altro viviamo una condizione particolare, la guerra che si affaccia in diverse parti del mondo e affligge i popoli con distruzione di intere collettività e di interi paesi. E la università è un luogo di pace, perché è un luogo di riflessione, di ricerca, di insegnamento, non solamente, ma può individuare gli strumenti per questa crescita culturale. E questa è un'opera che è opera di collettività accademica e ispirata a un principio che è quello della carità intellettuale, altrettanto importante delle altre forme di carità. A diversi colleghi stranieri e anche italiani che per la prima volta hanno partecipato a questa iniziativa sono rimasti, direi, sorpresi e ammirati della università che li ha accolti, della comunità che li ha accolti, della iniziativa della diocesi, davvero non solamente un numero ma impressionante, ma una densità di pensiero nelle 26 più una sessione parallela, un'accoglienza grande che si coniuga anche con il significato della Notte dei ricercatori che cade in questi giorni, ieri esattamente, che vuole segnalare come ci sia esigenza di sviluppo e ci sia presenza nel contesto della città e della comunità che accoglie l'università.